parto con primissimo filmato per darvi un'idea di che cosa si può vedere e di dove staremo sotto però altri tipi di prospettive. Questo è il primo video che intendevo farvi vedere, ve ne farei vedere subito un altro e poi facciamo qualche ragionamento. Praticamente noi abbiamo già visto nel video precedente tutto quello che non vedremo nel corso dell'escursione. Cioè, praticamente noi staremo sopra a queste falesie che si trovano nell'estremità orientale di quella che alcuni definiscono l'antica conca delfinale, che era un antico golfo datato una trentina di milioni di anni fa, leggermente distante dal mare, separato dal mare da una barriera. Ecco, questa è la Grotta dei Falsari. Noi ci entreremo comunque e andremo a visitarla. Separato da una barriera in cui, appunto, a partire da 28 milioni di anni fa si sono depositati dei gusci di conchiglia e degli animali marini, le ossa degli animali marini, un spessore di oltre 200 metri, andando a creare un altopiano che si estendeva ai tempi dal Monte della Capra Zoppa, dalle Arezzi per intenderci in particolare, sino appunto all'estremità orientale, cioè al Capo di Noli. Il materiale depositato è un calcare miocenico organogeno, formato da tutti questi materiali appunto organici, che si chiama calcare delfinale o pietra delfinale. Nello specifico, noi incontreremo pochissima pietra delfinale, a differenza di quasi tutte le escursioni che conduciamo nel finalese, proprio perché siamo all'estremo est di questa conca e di questo altipiano, e quindi ci troveremo a camminare soprattutto con degli strati molto più antichi, datati non 30 milioni, ma datati ben 250 milioni di anni. Ancora calcari, vedrete delle ombre rosa e delle ombre grigie su queste falesie. Le rocce sono i calcari di Valpanarello, mentre invece le rocce più grigio topo sono le Dolomie di San Pietro di Tutte pietre che rocce che hanno una percentuale decisamente minore rispetto a quella della pietra del finale, e in alcune di queste rocce comunque si sono anche qui formate delle grotte, in particolare quella che abbiamo visto poco fa, e cioè la Grotta dei Falsari, che sarà uno, diciamo, dei punti, delle mete finali della nostra escursione. Questi droni ci fanno vedere dall'alto una serie, ci hanno fatto vedere dall'alto una serie di luoghi che noi visiteremo. Ecco, in particolare, se riesco a mettere in pausa, però non si vede così nitidamente, in questa zona è posizionata quella che è, il puntatore lo vedete? Sì. Benissimo, in questa zona è posizionata quindi la cosiddetta Baia dei Saraceni, quello che molto probabilmente era il vecchio porto di Varigotti, è stato il vecchio porto di Varigotti, le cui sorti sono un po' così
ancora avvolte nel mistero, nel senso che si segnala il fatto che molto probabilmente il porto venne interrato nel 1341 da Genova, in quanto il finale, e in particolare il marchesato del finale del Carretto, è stato in perenne lotta con la Repubblica Marinara di Genova, un porto che venne interrato su comunque una struttura barra longobarda che prevedeva appunto un porto riparato dal Libeccio, un castrum con torre, una fortificazione che si trovava sul promontorio di Punta Crena, e appunto la chiesa, in particolare la chiesa di San Lorenzo Vecchio, che sarà un po' la prima meta del nostro percorso, una chiesa molto successiva che appunto si affaccia sul golfo, o meglio sulla faccia. Adesso vediamo di chiudere e di passare a visionare un po' di immagini. Questo è il che noi effettueremo domenica. Molo di Varigotti, daremo uno sguardo appunto alla Punta Crena, alla torre della Punta Crena, quello che resta del castrum, per poi ridiscendere e salire appunto alla chiesa di San Lorenzo e poi proseguire lungo il tracciato giallo. Leggete Mausoleo dell'Australiano, adesso vedremo di che cosa si tratta. Ecco, il pezzo più in salita, un po' più impervio, è il primo, dopodiché una volta che arriveremo appunto in quota il dislivello sarà decisamente meno significativo. Per raggiungere, ecco, tutta una zona che vi spiegherò poi con delle immagini successivamente, una zona che è stata purtroppo di un incendio nel 94, mi sembra, e che però nonostante questo è molto interessante dal punto di vista naturalistico, in quanto cammineremo in un'area denominata Gariga, e quindi avremo la possibilità anche godere dei profumi intensi delle piante aromatiche. Arriveremo alla Torre delle Streghe, che è l'antico, il cinquecentesco confine tra appunto il Marchesato del Finale, in questo caso, e la Repubblica Marinara, oggetto di contese. Questo confine se la diedero parecchie volte per spostare questo geremo, il Monte Caponoli, dove c'è attualmente una stazione dei carabinieri, che però non è presidiata, ma è un antico semaforo, viene chiamato semaforo perché comunque è una postazione di segnalazione per le navi che transitavano nei pressi, di origine napoleonica, quindi utilizzo delle segnalazioni con le bandiere, poi successivamente si passò al telegrafo. È una persona che impareremo a conoscere prossimamente. Si segnala che poi dal 1920 comunque cessò il telegrafo. Poi io adesso non vedo voi, quindi vedo l'ultimo pezzo dell'itinerario. Procederemo scenderemo, ecco, il punto più alto è il Monte di Caponoli, quindi il semaforo. Scenderemo alla Grotta dei Falsari, che abbiamo visto nei documenti video precedenti, per poi intravedere dalla Grotta dei Falsari un tetto che mi ha sempre affascinato e incuriosito, e da lì ho condito un po' le ricerche e ho scoperto che si trattava dell'eremo del capitano D'Albertis, una figura molto importante che vedremo nelle slide successive. Visiteremo quello che rimane dell'eremo del capitano D'Albertis, ahimè quello che rimane, per quasi in contemporanea visionare anche i ruderi della chiesa dell'undicesimo secolo di Santa Margherita Santa Giulia,
e procedere poi sempre scendendo in mezzo alla macchia mediterranea, arrivando ai ruderi del Lazzaretto di Caponori e giungeremo un po' a noi. Vi ho preparato una serie di fotografie. San Lorenzo è la prima tappa, la chiesa di San Lorenzo Vecchio. Purtroppo c'è una chiesa antica, le fonti però che abbiamo segnalano, diciamo, fanno riferimento ad un passaggio da diocesi di Albenga ai monaci benedettini di Lerins nel 1127, però la chiesa è decisamente antica, è uno dei monumenti, diciamo, alto medievali più interessanti della zona, poi soprattutto perché si trova è posizionata in un luogo veramente, veramente incantevole. Vi dicevo prima, cammineremo poco sulla pietra del finale, ma alcune strutture della chiesa di San Lorenzo Vecchio sono ancora in pietra del finale, quindi venne portata, e in particolare sulla pietra del finale, anche se questa è la Dolomia di San Pietro dei Monti, quella grigio topo, quella molto più antica, sulla pietra del finale cresce questo endemismo che si chiama Campanulus sylvilla, e che si trova esclusivamente appunto tra Verezzi e il Capo di Noli. Ve l'ho voluta fare vedere non sulla pietra del finale, noi la vedremo proprio sui muri, perché ha tantissimo il calcare che è presente appunto nelle mattonelle della roccia della pietra del finale. Ve l'ho voluta fare vedere nella Dolomia, proprio per far vedere anche la differenza tra un certo tipo di pietra e un'altra. Saliremo e ci imbatteremo in questo strano monumento che mi ha incuriosito subito. Io l'ho conosciuto questo monumento nel 2008-2009 e non riuscivo assolutamente a capire che cosa fosse. E dopo alcune ricerche, ah sì, ma quello è il mausoleo dell'australiano. Questo è un particolare di questo mausoleo. Ecco, vedete qui si riescono a intravedere queste scritte, il semaforo su di Caponoli dal 1920 si abbandonò il telegrafo, la durata in chilometri si intravede per raggiungere il punto più alto, il semaforo di Caponoli. E questa è una costruzione particolare realizzata da questo signore, di cui racconterò la storia, non ve la voglio anticipare questa sera, perché sono, è un signore che purtroppo non c'è più, il quale si portò negli ultimi decenni della sua vita sacchi di cemento lungo questa salita, recuperando dal mare le formine e i materiali che dimenticavano, e creò quasi degli ex voto molto particolari, scritti un po' in inglese, un po' in italiano, in cui lui ha voluto comunque lasciare un'immagine di sé a livello pubblico, raccontare dei pezzi della sua vita, una vita molto particolare che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale. È una vita che lo portò ad avere un interesse particolare per il mare. Questo signore a 90 anni nuotava ancora in vari gol, con all'aluce legato un cordino, a cui era legato a sua volta un salvagente, perché non si fidava più di sé, ma fino agli 80 anni si faceva a nuoto dal porto di Finale fino a Varigotti, ed era conosciutissimo da tutti i piccoli bagnanti di Varigotti che volevano impattare. Si chiama Australiano o Peppino Cerisola, oppure Carnera, come lo chiamavano
i residenti di Varigotti. Vi racconterò la storia di Carnera, che è una storia decisamente interessante. Ecco, vi parlavo prima di Gariga, o comunque di un ambiente fortemente minato dal punto di vista naturalistico, in quanto appunto all'inizio del 2003-2004 ci fu questo incendio che poi bruciò tutta la vegetazione, in particolare i pini marittimi e pini di Aleppo che erano presenti nella zona. Nello stesso tempo però questa chiamiamola deforestazione ha permesso la rinascita di una serie di vegetazione, in particolare piante aromatiche e a loro volta pini, che stanno piano piano crescendo per creare il sottobosco. Ecco, noi arriveremo su questa quota, siamo circa sui 250 sopra il livello del mare. Quello laggiù al fondo è il semaforo di Caponoli, la postazione dei carabinieri. Ecco, brevissimamente, le piante della Gariga: abbiamo il Cistus albidus, che purtroppo non vedremo fiorito perché fiorisce nel mese di maggio ed è splendido, non so se vedete la foto, con questi petali stroppati, sì, che non riescono neanche ad aprirsi completamente immediatamente. Il fiore dura un giorno, però la fioritura è talmente abbondante che praticamente per un bel mese e mezzo è mantenuta. Rosmarino, anche qua infilato sulla Dolomia di San Pietro dei Monti. Vedremo la fioritura della Santoreggio Montana, ottimo da inserire come pianta aromatica per il pesce, per quando si mangia il pesce. Qualche esemplare di elicriso, che è una pianta i cui fiori profumati ricordano lontanamente la liquirizia in questo momento sfiorita, perché fiorisce soprattutto nel mese, la vedremo secca probabilmente nel mese di luglio e nel mese di giugno e luglio. Ecco, ancora una volta come sono rimasti alcuni alberi dopo gli incendi che sono durati il tempo. Raggiungeremo in questo, diciamo, questo territorio brullo, in parte brullo potremmo definirlo, la Torre delle Streghe, che ha segnato il confine a partire dal 1582 giù di lì, tra Varigotti e Noli. Delle Streghe c'è tutta una leggenda che racconta appunto le donne dei due territori di riferimento. Per raggiungere appunto quella che ho già citato, il semaforo di Caponoli, la postazione che in precedenza era già un semaforo napoleonico, in questo momento purtroppo non è visitabile, a differenza di San Lorenzo Vecchio, che molto probabilmente domenica troveremo aperta, avremo la possibilità anche di farci guidare da una persona che fa parte dell'associazione Amici di San Lorenzo, che nel 2005 ha partecipato al risanamento, alla ristrutturazione della chiesa, il cui tetto era stato bombardato nella Seconda Guerra Mondiale. Da lì ci furono vennero fatti dei ripristini, però mai completamente esaustivi, come invece quello del 2005. Questo semaforo di Caponoli, purtroppo chiuso, viene aperto in primavera in occasione della passeggiata dantesca che passa da queste parti, perché il Malpasso, comunque Noli, viene citato nel canto quarto del Purgatorio, e in particolare queste scogliere che sono praticamente impervie e difficili da raggiungere quantomeno via mare. Ecco il panorama che vedremo dal semaforo di Caponoli, con la Baia dei Saraceni e la chiesa di San Lorenzo, che è posizionata un po' in quest'area qua dove ho il puntatore. Se vi è capitato di passare sulla via Aureglia,
sulla litorale, ad un certo punto incapperete in queste due formazioni rocciose che vengono chiamati leoni, questo tra vari gotti enormi. Non alzate mai lo sguardo quando siete dai leoni, perché se no perdete il conto mobile e andate a dire giù dalla scogliera. Però sopra i leoni, sulla falesia, noi abbiamo l'antro, la cosiddetta grotta dei falsari, che abbiamo visto le riprese effettuate con il drone in apertura della serata. Ecco, questa invece è la parte interna. Si accede a questo antro passando sotto un chinandosi leggermente per godere di questa spettacolare terrazza sul mare. Ecco, ci batteremo in sonaggio. Il titolo dell'escursione ha a che fare appunto con i navigatori da una parte, con le chiese, con i santi. E un personaggio che in questo caso è ritratto all'imbocco della Grotta dei Falsari. Nel punto in cui, vi dicevo prima, ci si deve chinare per poter entrare. Il capitano D'Albertis, e dalla Grotta dei Falsari si intravede un tetto in mezzo appunto sopra la falesia, oramai immerso nella boscaglia. Che è quello che resta di una delle sue abitazioni, diciamo, chiamiamo attive, no, non residenziali, che si fece costruire all'inizio del Novecento. Abbiamo lasciato la Gariga, siamo entrati la cosiddetta macchia mediterranea, così, e quindi con cespugli decisamente più alti che stanno, diciamo, hanno un'altezza che gira sui 3-4 metri, dai 2 ai 4 metri. Abbiamo in particolare lentisco, bacche di lentisco, con le foglie lenticolari, ecco i pini di Aleppo che sono un po' l'elemento costitutivo di quest'area dal punto di vista botanico. Vedete sulla sinistra come sono piegate i tronchi, come sono piegate anche le chiome, perché sono sferzate dal vento. Un altro arbusto tipico della macchia mediterranea all'Alaterno, il leccio, una fotografia che non rende onore a questa pianta che è stata importantissima in questo territorio e su tutto il bacino del Mediterraneo, perché se il Mediterraneo non fosse antropizzato sarebbe un'enorme lecceta. L'ho voluta però tenere perché si intravedono le ghiande, che sono molto piccole e sono servite fin dall'antichità per cibo per animali fondamentalmente, ma anche fare un pane che si conservava, veniva dato, appunto, si imbarcavano per lunghi periodi perché conservava decisamente di più rispetto all'altro. Questa è la pianta simbolo della nostra. Ci sono dei periodi dell'anno in cui mantiene i tre colori della bandiera, cioè i fiori bianchi, i frutti rossi e le foglie verdi. Parliamo del pezzolo. Ecco un'immagine ravvicinata di quel poco che rimane dell'eremo del capitano D'Albertis, questo tetto che è perfettamente conservato, che ci permette ancora di poter visionare invece quello che ci sta sotto, che oramai è un po' deteriorato in quanto questa abitazione è stata costruita in cemento e ricorda vagamente anche qui l'interno di un'imbarcazione, così come poi il capitano D'Albertis fece il castello di Monte Galletto a Genova, nato alla città di Genova, che ospita il Museo delle Culture del Mondo, che raccoglie tutti i materiali che il capitano D'Albertis, a cavallo tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, ha raccolto nei suoi tre giri del mondo, andando a cercare materiali di vario genere, in particolare armi. Ecco l'eremo come risultava
nel primo decennio del Novecento, come invece abbiamo visto prima. Quindi tutto molto più pulito. Una torre alla sinistra che è stata poi distrutta nel secondo conflitto mondiale, in quanto questa zona divenne un avamposto tedesco. E ora la torre non c'è più. Ecco il capitano D'Albertis, un eclettico, un personaggio tipico di questi personaggi che appunto dei innumerevoli interessi a cavallo tra i secoli, 800 e 900, archeologo, paleontologo, ricercatore, antropologo e così via. Uno dei primi a mettere in luce, in risalto, tutta una serie di materiali recuperati all'interno delle cavità del Finalese, in particolare materiali relativi alla preistoria. Segnalò ad Arturo Isse, l'altro grande scienziato, archeologo ligure di fine Isle, la presenza della Grotta delle Fate, in particolare di tutta una serie di reperti, sia di manufatti ma anche di animali che vennero poi ritrovati in questa grotta importante. Concorre il capitano sul natante, una delle due imbarcazioni che si fece costruire su misura per fare i suoi giri. Accompagnò un mercantile all'apertura del canale di Suez. Ecco quello che rimane dell'Eremo. Dal basso vedete strutture in pietra, cemento, sotto e sotto in legno, purtroppo vandalizzato. Il tetto dell'Eremo. Questo una volta era un giardino botanico, nel senso che il capitale dei suoi viaggi in giro per il mondo, tutta una serie di piante particolari che faceva coltivare in zona, oltre a interessarsi per la salvaguardia di una serie di specie autoctone, tipo rosmarino tipico di Caponoli, ma soprattutto la salvaguardia di uno degli ultimi sauri, meglio la lucertola ocellata, che trova il suo estremo areale di Levante, Liguria, in queste zone. Io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di imbattermi nella lucertola ocellata, una settantina di centimetri di lunghezza. Ecco il capitano davanti alla porta dell'Eremo. L'Eremo, la costruzione dell'Eremo di Caponi. Tra le altre cose fece posizionare al bordo della scogliera, ecco, vedete le sfumature in rosa di cui vi ho parlato in apertura, questo è calcare la marella. Fece posizionare qui dove ho il puntatore una Madonnina e per qualche decennio tutti gli anni si faceva una processione per arrivare a questa Madonnina. Poi ultimamente per motivi di sicurezza questo tipo di tradizione è stata abbandonata. Ho citato il castello di Montegalletto a Genova, dove lui morì e che è stato donato ed è sede del Museo delle Culture del Mondo. Proseguendo arriveremo alla chiesa che rimane della chiesa o delle chiese di Santa Margherita barra Santa Giulia del XI secolo. Già ai tempi del capitano D'Albertis non si trovava già in ottime condizioni, però poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati bombardamenti. Ecco una cosa importante del capitano: 20.000 fotografie ci ha lasciato, che la pronipote Anna sta cercando piano piano di sviluppare, ha già fatto delle mostre. Chiaro, 20.000 fotografie sono veramente tanti. 20.000. Una specie botanica particolare che troveremo proprio nella zona dei ruderi di Santa Margherita e Santa Giulia, l'euforbia, un particolare tipo di euforbia che praticamente, la vedete qui, ha perso completamente le foglie per questioni di natura idrica, per il mantenimento appunto perde
e tutte le foglie d'estate per poi fiorire d'inverno. Questa è proprio una fotografia presa nella zona che andremo a visitare. Sono scorci che comunque un po' particolari, come vi dicevo, un po' insolidi, che secondo me possono andare a compendiare anche abbastanza bene quella che sarà l'escursione, perché abbiamo visto delle cose che non riusciremo più a vedere, o perché comunque sono vecchi materiali, o perché sono riprese fatte da altre Diciamo che ci ha fatto venire voglia di anche legarsi al gruppo, ecco, perché sono delle cose molto interessanti da vedere, sperando sempre nel bel tempo. Bene, Speriamo. noi ringraziamo come univoca, ringraziamo questa presentazione e augurandovi per domenica appunto il migliore tempo meteorologico possibile, finché possiate accontentare tutti quelli che vi accompagneranno e che saranno con voi. Vi ringraziamo anche per la vostra partecipazione per la prima volta a questa settimana della cultura di Univoca, sperando poi di continuare anche successivamente, ecco, magari proponendo ai soci Univoca in particolare qualche escursione in quel territorio che tutti, come dicevo prima, che tutti percorriamo, abbiamo percorso sempre di corsa, senza mai fermarci e senza mai conoscerlo nei particolari, come lei ci farebbe vedere.